Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, mi presento, io sono Alessia ma potete chiamarmi Ale. In questo video faremo una reaction a, un attimo che leggo il nome, Diana Ankudinova. Давайте послушаем, давайте послушаем. Che canta Can't Help Falling In Love. Allora, ho scelto lei perché sapete che ultimamente sto chiedendo a voi che cosa dovrei fare, perché ho perso un po' il rumbo e le idee, anzi ho tante idee però non so se vi piacciono eccetera, quindi chiedo a voi di suggerirmi cosa vorreste vedere. E sul video di Dimash Kudai Bergen, sulla reaction che vi linko qua sopra al limite, o che altrimenti potete trovare nella playlist reaction, più di una persona mi ha chiesto di reagire a Diana Ankudinova, che non sapevo chi fosse e che sono anche rimasta abbastanza scioccata nel vedere che, per esempio, che viso avesse, perché me l'aspettavo completamente diversa, non sapendo la sua storia, non sapendo chi è, me l'aspettavo la classica ragazza bellissima, magrissima, russa, bionda e un po' cliché, ok? E invece è tutt'altro. E adesso andiamo a vedere, faremo una reaction al video che ha più visualizzazioni, I Can't Help Falling In Love, che è una canzone che originariamente è cantata da Elvis Presley. Sono molto curiosa di sentire com'è, come la rende, come ha scelto di farla, perché, e che voce ha ovviamente, perché insomma mi sembra una cosa un po' inusuale, un brano un po' inusuale, ok? Soprattutto per una ragazza, se la ragazza è molto giovane. Andiamo subito a vedere quale video scegliere. C'è anche Wicked Games, però noi sceglieremo I Can't Help Falling In Love perché ha solo 8,6 milioni di visualizzazioni. Direi che guardiamo questo. 3, 2, 1, Bruno, no, via. Mi domando se è veramente la stessa di Elvis, perché non riesco a riconoscerla in questa versione. Fermo qua il video, è inutile che ce lo guardiamo tutto.
Ho tipo 7000 robe da dire, spero di ricordarmele tutte, al limite dovrò tornare indietro. Allora, cosa abbiamo visto? Intanto abbiamo visto una ragazza, credo super giovane dal video che vedo qua, e è completamente opposta a quello che mi aspettavo, anche come voce, ok? Perché forse perché stavo il suggerimento arriva dal video di Dimash Kudaibergen, quindi io mi aspettavo che avesse suggerito una Dimasha praticamente, una Dimash donna. E invece siamo completamente su un altro mondo, sia musicale, un'altra cosa. È ovvio che il primo impatto, il primo aspetto vocale che colpisce è il fatto che dentro un corpo di una quasi bambina ci sia una voce molto inusuale, atipica, con dei colori diversi, molto diversi da quello che siamo abituati a sentire, con un timbro molto particolare. Allora, subito vi dico che ci sono delle cose che mi risultano strane perché ascoltando la voce e quello che il suono che ha, guardo la bocca e la faccia della persona e sembra che stia facendo un'altra cosa. Cioè, non collimano il suono e la bocca. Cioè, la bocca fa un movimento che dovrebbe avere un certo tipo di suono, però tu ne senti un altro nell'orecchio. Esempio, canta una U, ma quando la guardi canta una A. Già sta cosa è abbastanza. L'aspetto che tutti sentiamo è questa voce profonda, molto profonda. Prima guardando scorrevano le varie reaction, ho visto che se scrivi il suo nome vengono fuori le reaction degli altri. C'era una reaction di uno che forse è un cantante, un basso. Vi dico già che secondo me la particolarità di questa voce non è solo il registro, ok? Non è solo la classificazione vocale, che non saprei dire se è, cioè non saprei bene dove metterla, dovrei ascoltare anche altre cose. Non è che necessariamente canti note molto molto gravi, non fatevi ingannare, è il suono che lei ha che è talmente profondo che fa sembrare le note ancora più gravi. È come schiarire una nota acuta. Quando tu schiarisci una nota acuta, la nota sembra ancora più acuta, però in realtà il tono è quello. Ok? Lei anche le note medie, diciamo, le canta con questa voce scura che le fa sembrare ancora più grave. But I, mi sembra che falling in love with you. Non stiamo parlando di note gravissime, ok? Però lei le canta, e adesso vi spiego anche come fa. Non è che si riesce a spiegare tanto, adesso capirete il perché. Comunque, but I can't help falling in love with you. Sentite che se voglio posso farle sembrare più profonde, ma non sono così gravi, ok? Come note. Allora, come si fa ad avere quel suono là? Non si fa. Secondo me lei ha una conformazione vocale, una conformazione fisica. C'è qualcosa dentro di lei che è diverso rispetto alla conformazione fisica media, ok? Secondo me, per quello che il mio orecchio sente, ok? Per quello che riesco a analizzare. E da cosa lo dico? Ci sono delle volte delle parole. Wise men say only fool rushing, but I. Su quel but I suona così. But I. È un po' difficile da replicare. Vediamo se riascoltandolo magari. Sembra che ha, allora sicuramente ha degli effetti nella voce, glieli hanno messi for the sake of the exhibition, ok? Cioè per l'esibizione, è come andare sul palco senza riverbero, chi lo farebbe? Praticamente nessuno. A lei hanno aggiunto anche altri effetti che esaltano questa sua caratteristica, quindi ci sta, non è una critica. È un suono talmente strano che sembra fatto al computer, ma che non è fatto al computer, è creato a causa di una sua conformazione interna. Vi faccio sentire. Anche fools, io non riesco, la U nella parte finale si apre,
Ma la U è una vocale chiusa. Eppure, come se le si aprisse qua. Secondo me lei ha qualcosa a questo livello. Sarei tanto curiosa di sapere. Lei sicuramente lo sa, perché sicuramente le hanno fatto degli esami per vedere come canta, ma di routine si fanno, no? E le avranno detto, lei lo sa che come è fatta dentro e sa saprebbe spiegare il perché ha questo suono. Ma fu la U si allarga. Però la bocca non si muove. Assurdo. No, no. Sentiamo anche questa in. Ecco, era la E di Can Help. Can Help. Sentite questo suono strano che io devo sforzare per fare e lei ce l'ha nella voce. È assurdo. Volevo solo farvi sapere che ho sentito anche nell'esibizione che c'è una specie di half playback. Si sente sotto una voce che canta esattamente lo stesso che sta cantando lei, ma che è non molto, che è più chiara. Ok, e serve per dare un po' di spazialità al suono, di creargli appunto questa dimensione piuttosto che avere solo questo suono tondo e grave, no? Una cosa, allora, in questi talent, in questi show, il suono viene calcolato perfettamente, ok? E queste persone che montano sul palco non montano per la prima volta su quel palco, hanno provato, hanno fatto le prove dei volumi, bla bla bla. E i fonici, la strumentazione, tutto quello che sta intorno all'esibizione viene calcolato prima, ok? Quindi loro si sentono benissimo, nella maggior parte dei casi, sono perfettamente equalizzati, hanno tutti i loro effetti, eccetera. Perciò il suono viene fuori praticamente, ormai ai giorni nostri, viene fuori perfetto anche in live. Tanto che in alcune esibizioni viene utilizzato addirittura l'autotune, non nel modo che conoscete voi nella musica trap, ma proprio come nasce, diciamo, non come strumento, ma come aiuto, no? Per correggere anche le minime inflessioni così di cambiamenti di tono non voluti, al che la esibizione risulta praticamente perfetta, che sembra un disco. Questa cosa rende difficile l'analisi del capire praticamente se sono in playback, perché alle volte sembrano in playback e qui ci sono stati dei momenti in cui mi è sembrata in playback. Il playback non è sempre da colpevolizzare nei confronti del cantante, perché tante volte non è una scelta, ok? Te lo affibbiano, te lo tieni, perché loro vogliono che l'esibizione vada, vogliono sapere come andrà, ok? Che sarà perfetta. Quindi il fatto di sentire anche sotto questa seconda voce potrebbero essere cori preregistrati, ok, sul quale lei sa perfettamente cantare sopra, oppure potrebbe essere un playback. Tutto ciò cambia poco. Dal punto di vista dell'esibizione, sicuramente hanno fatto una scelta bella e anche capisco perché hanno scelto di farle cantare questa canzone d'amore, ma con questo dramma che sembra quasi un funerale, ok? Starebbe bene in un film di Tim Burton o qualcosa di simile. Dal punto di vista proprio del colore della voce è unico e devo dire che andrò a vedermi. Non so, magari non so se fa magari shorts o TikTok così senza effetti, vorrei sentirla anche parlare per capire veramente quanto di questo sia suo timbro e quanto poi ci aggiungono loro per creare ancora di più questa sensazione. E basta, comunque devo dire che al di là di tutto, anche come cantante, come scelte di note, come interpretazione, mi piace molto, si vede che è una persona dotata, musicalmente dotata e musicale, quindi è un vero artista e le cose non vanno sempre insieme, voglio dire la peculiarità del timbro e il fatto di essere una vera cantante, un vero artista, non vanno sempre insieme perché uno magari può avere un timbro particolarissimo,
però poi gli manca un po' di carattere oppure di consapevolezza di come utilizzare la voce, quindi insomma non fiorirà mai come voce famosa. Avete capito quello che vi voglio dire? Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente vi ricordo che sono anche su Instagram e TikTok @cantare_r_and_b. Scrivetemi cosa volete vedere in modo che io posso avere sempre nuove idee, ma attinenti a quello che piace a voi. Va bene? Vi ringrazio tantissimo, vi mando un grandissimo bacio.